Cambiamo totalmente argomento perché prenderà il nostro posto l'amica Barbara Passerini, perché è in compagnia con un ospite. Andiamo ad ascoltare. Cari amici di pomeriggio, con noi oggi in studio Vanni Di Giosia, che è stato. Buonasera. Buonasera Vanni, Buonasera. è stato presidente dell'ITS Academy Agroalimentare Teramo e oggi ricopre la carica di vicepresidente. È tifoso. È tifoso, è È tifoso. tifoso. Con Vanni ci diamo del tu Sì. perché è una persona così solare, Normale. così Normale. normale. Allora, Oggi è intanto raro essere normali. è raro, è una qualità da preservare con grande accuratezza, direi. Vanni Di Giosia, che lo conosciamo un po' tutti, perché è il titolare di un'azienda molto importante della nostra provincia, Alidoro, ma CONI e che Cialde per gelato. CONI e Cialde per gelato, ma oltre ad essere importante come ditta produttrice, no? Di CONI e Cialde per gelato, in realtà lo conosciamo un po' tutti, poi ci racconterai qualcosa, anche se non è propriamente, no? Il tema, Il tema diciamo, del il momento, tema. però io sono curiosa perché Alidoro ha sposato un progetto importante di scrittura e di narrativa che insomma è piaciuto tanto. Siamo alla nona edizione, io vorrei chiederti qualcosa. Però veniamo all'ITS invece, che è Sì, l'argomento del per cui giorno. sei qui, sì. L'ITS Academy Agroalimentare, che tu sei stato il presidente di questo istituto e come imprenditore, come vedi questo istituto e questo progetto di formazione? Quando andavamo a fare gli incontri nelle scuole per far conoscere i percorsi dell'ITS, ricordo che avevo identificato tre termini che sposavano perfettamente il concetto, quello che l'ITS rappresenta per il mondo della formazione, e sono l'unicità, l'occupabilità e l'opportunità. ITS è una scuola unica, unica nel suo genere, perché intanto già il fatto che a presiedere l'istituzione ci sia un presidente, o come attualmente la dottoressa Salvatore, che viene dal mondo delle professioni, conosce bene le imprese, conosce bene anche il mondo della scuola. E quindi già questa è la prima unicità. Un'altra unicità è il fatto che nei percorsi dell'ITS le percentuali non sono fortissime, però circa il 50% sono docenti che provengono dal mondo delle imprese, sono imprenditori o professionisti che lavorano con le aziende. E poi l'abbinamento di tirocinio e formazione, formazione e tirocinio è un altro aspetto assolutamente unico. Un altro aspetto unico è l'altro termine che citavamo, è quello dell'occupabilità. È perché l'ITS è una tra le pochissime scuole che viene, tra i tanti parametri, misurata anche per la capacità di dare lavoro o fornire Subito opportunità dopo, di lavoro subito. ai propri diplomati. E questa è una cosa Ed è proprio. abbastanza unica, ed è una capacità che l'ITS deve naturalmente sviluppare attraverso il rapporto con il mondo delle imprese. Un'altra unicità è che i percorsi ITS non sono mai perfettamente uguali. Ogni biennio il percorso si adegua in funzione del rapporto che l'istituzione ha con il mondo delle imprese. Quindi, a chiusura, l'opportunità per il mondo delle imprese di condizionare positivamente il mondo della formazione, opportunità per gli studenti e per il mondo della formazione di avere. Io dico, dicevo ai ragazzi, voi avete la possibilità di avere docenti
che fra 2 anni potrebbero anche assumervi. E se voi qua mi fate vedere prestazionali, attenti, interessati... È come un colloquio di lavoro, no? Un lungo colloquio lungo di lavoro, di maturazione del... Tra l'altro noi abbiamo visto anche nelle precedenti appuntamenti con l'ITS che abbiamo fatto qui a Di Pomeriggio, abbiamo avuto ospite proprio in una sedia lì un ragazzo che proveniente dall'ITS era stato assunto dal professore che gli aveva insegnato. Cogli l'opportunità, cogli l'attimo che ti viene offerto. Il treno passa sempre, passa per tutti. E oltretutto... E nell'ITS i treni passano spessissimo. Ma perché c'è questo grande e importante collegamento proprio con il mondo delle aziende, delle imprese. Dell'agroalimentare. E tra l'altro invece un'altra opportunità che mi è sembrata veramente interessante è stata quella dell'Erasmus Plus, cioè questa possibilità importante che hanno i nostri studenti di poter andare a studiare all'estero e anche di lavorare perché tirocini all'estero. Sì, perché è un tirocinio all'estero. Ricordo, mi sembra che fosse la ZUG che se la voleva tenere e poi dopo probabilmente è tornato a lavorare, faceva le marmellate, faceva lì, non mi ricordo se in Belgio, in Francia, non mi ricordo, però un'altra nostra studentessa ha lavorato per la Camera di Commercio italo-francese. Questa ragazza, forse è lei che mi dicevano in ITS che effettivamente è rimasta all'estero poi dopo il tirocinio. Quindi insomma un istituto che è aperto all'Europa e al mondo, nel senso che ha veramente, può dare delle occasioni importanti che siano a livello territoriale. Ricordiamo anche che c'è una nuova sede che è proprio aperto quest'anno, che è quella di Avezzano. Sì, certo, quindi... quella è un'altra bellissima opportunità che ci avvicina a una terra ricca di imprenditori che hanno bisogno di figure particolari e che noi abbiamo la possibilità di formare esattamente come loro desiderano. Ed è un'opportunità per i ragazzi ed è un'opportunità per gli imprenditori anche un'opportunità per il mondo della scuola in generale di aprirsi ad una relazione diversa rispetto al mondo delle imprese. Io non lo so se posso cercare un piccolissimo aneddoto. Come del no? Mio percorso formativo, cioè io l'ho studiato alla LUIS di Roma e mi sono laureato in finanza aziendale, poi avevo l'aziendina di famiglia, quindi perché ricordiamolo che è un'azienda storica, sì, perché siamo quasi terza generazione, non siamo riusciti a sfruttare tutto il ben fatto, io e mia sorella Antonella. E vabbè, quindi il mio percorso era poi segnato, tornavo qui e facevo l'imprenditore. Però mi arriva la chiamata della Fiat e allora a Torino, e allora dissi: papà, cioè, io ho un colloquio di lavoro, lo vado a fare. E quindi feci tutta la trafila e poi alla fine andai al selezionatore, diciamo il capo, il quale mi propose di interessarmi di relazioni industriali. Disse: guardi, se lei accetta l'industriale, lei 2 anni, non so che contratto era, e poi la riportiamo in Abruzzo. Lei viene 2 anni qui, poi la riportiamo in Abruzzo. E io dissi: no, guardi, ma io ho studiato finanza aziendale, quindi che ne so io delle relazioni industriali. E al che lui mi stoppò e disse: guardi, dottore, o finanza aziendale o di relazioni industriali, per noi lei ha solamente una buona cultura generale di base, il resto glielo dovremmo spiegare noi, in ogni caso. E oggi speriamo che
Certo, i livelli sono diversi, ecco, però speriamo che queste cose non abbiano più ad accadere. Perché proprio i tirocini, sono tante ore di tirocini. Sì, e dovrebbero avere, la funzione è di far comprendere il valore della teoria, che è indispensabile. Cioè io dico sempre, certo, ecco, bisogna studiare, senza lo studio non si arriva da nessuna parte, cioè prima o poi le cose che hai studiato ti escono, non è necessario che escano immediatamente, cioè probabilmente pure i primi 2 anni non ti serve quello che hai studiato, però poi il metodo che avrai acquisito, la forma mentis, ti aiuteranno nel futuro, quindi prima studiare e dopo, certo, sporcarsi un po' le mani. Benissimo. E, dunque, come vicepresidente Vanni Di Giosia, che cosa ci racconti dell'ITS e quali sono i progetti? Diciamo... Guarda, adesso io onestamente penso che sia uno tra i momenti più delicati per l'ITS nostro, ma per tutti gli ITS. C'è un momento di grande espansione. È un momento di crescita, dobbiamo crescere equilibrati e crescere sia in termini di offerta formativa, sia in termini di struttura, cogliere le opportunità che lo stesso PNR sta offrendo ai vari ITS, ma coglierle le opportunità, cioè avendo ben chiaro il percorso e gli obiettivi. Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare l'offerta formativa e fare in modo che questa ricalchi quelle che sono le esigenze del nostro territorio, evitando voli pindarici che non portano da nessuna parte e soprattutto che non portano risultati concreti, perché i risultati, anche piccoli, One Minute Manager, c'era un libretto, una volta, i risultati anche piccoli, al di là che sono sempre dei risultati, ma danno un'iniezione di fiducia e danno l'energia per porsi un altro obiettivo. Se poi quando lo raggiungi te ne poni un altro, fai una scala dei tuoi obiettivi e quindi l'ITS dell'agroalimentare, ma anche tutti gli altri ITS hanno l'esigenza e l'opportunità oggi di crescere con il PNR, ma di crescere cogliendo degli obiettivi, conservando lo spirito e l'obiettivo, perché forse qui io non sono completamente d'accordo con qualcosa che in giro si sente, cioè l'offerta di ITS non può essere moltiplicata per 100.000, per numeri, perché lavora nella nicchia, deve lavorare nella nicchia che è rappresentata dal rapporto imprese e formazione, scuola e formazione. Non può, cioè dice, vabbè, se questi sono così bravi, il 90% trovano lavoro, allora moltiplichiamo per 1.000 e quindi no, ne mandiamo. No, perché ecco, cioè va a coprire un bisogno che è quel bisogno lì, che è un bisogno poi che si evolve, per cui è necessario. Ecco, cioè, e in questo sono molto bravi, perché anche la struttura forse è più snella rispetto ad altri, ma deve essere chiaramente istituti. Deve essere necessariamente, anche perché se no... Mi permette di seguire quelle che sono i cambiamenti. Il pericolo della burocrazia, no? Cioè, io come imprenditore lo aborro. Cioè, è un rischio che non... E il fatto che nella governance dell'istituto la parte imprenditoriale affianchi quella scientifica serve anche a, come dire, mitigare il ricorso naturale che si ha a un po' di istinto ci vuole, le competenze ci vogliono, bisogna mettere insieme tutto con un po' di equilibrio e diciamo che fino adesso ci siamo riusciti, sì, direi ci siamo riusciti, però ripeto, oggi la sfida è più... È importante, la sfida la è importante. Sfida è importante, sì. Ma io... Siamo godo, fiduciosi. Sì. Benissimo. Che ce la si faccia. Caro Vanni, il nostro tempo proprio è agli sgoccioli. Io prima di salutarti, però una domanda te la devo fare. Abbiamo raggiunto la nona edizione del rapporto con il territorio è stato del... un progetto che è nato
per gioco. Parliamo del progetto di Alidoro. Sì, che proprio vedeva praticamente Alidoro che si faceva carico e dava un tema a giornalisti e scrittori per una breve novella o un racconto che avesse come centro il cono per gelato. E partiva dal presupposto che noi, ognuno di noi nel proprio percorso di vita ha un ricordo legato al consumo del gelato, e quindi siamo partiti dal cono si racconta, esatto. Ma poi abbiamo 10 piccoli coni e poi quindi abbiamo parlato del giallo, abbiamo parlato del fantascienza, abbiamo parlato di fantascienza. Abbiamo 9 parlato... anni, 9 sì. Edizioni, ma la cosa manca bella, la decima. Sì, la cosa bella è era il rapporto anche che avevamo nella realizzazione del progetto, perché noi legavamo l'iniziativa a un progetto che l'ANFAS ci preparava e noi nel giro di 4-5 mesi dalla presentazione del libro il progetto veniva realizzato, e oggi i 9 progetti sono giù all'ANFAS e io, siccome sono un paziente ANFAS per problemi fisici, ogni tanto con orgoglio vedo le tracce del nostro passato. Come si lega e come si, non si atterra su un territorio, un progetto. E ogni tanto sono anche un po' orgoglioso, ecco, assolutamente, assolutamente, perché atterrare un progetto di valenza sociale come quello legato ai coni, ecco. Sì, che poi dopo è una sciocchezza, insomma, cioè, no, è legato all'aspetto, il cone è una cosa ludica, insomma, sono i bambini, Tra l'altro io ho letto che avete inventato i mini coni, quelli per decorare... Sì, i coni, il palì. Il palì oramai penso che forse, non dico che stiamo sui 750 milioni di pezzi prodotti e venduti, però ci sono stati anni in cui abbiamo prodotto e venduto 54 milioni di mini conini, che praticamente voleva dire che ogni italiano aveva almeno un mini conino dell'Alidoro se l'era mangiato. Bene. Allora, grazie Vanni per questa chiacchierata piacevolissima. Spero che sia stata utile. Assolutamente sì, sicuramente per i nostri spettatori. Io vi invito comunque a seguire tutti i programmi, i progetti che sono tantissimi dell'ITS Academy Agroalimentare Teramo, seguendo il loro sito web e seguendo la loro pagina Facebook. Grazie a Vanni Di Giosia, il vicepresidente dell'ITS, che è stato con noi. Sono stato noi. Benissimo. Grazie Vanni, grazie. E grazie a tutti voi cari telespettatori, e a presto.